Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video su Lords Mobile. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a vedere qual è il miglior set per la ricerca qui su Lords Mobile. Prima di iniziare il video, ovviamente voglio andare a fare dei saluti. Voglio salutare Qalpha X, che è un compagno del clan, e invitare chiunque voglia salutarmi a mandarmi un messaggio. Il nick ovviamente è questo qui, Qteocleziano, Teocletian, senza la O perché non ce la fa a metterlo tutto, e scrivendomi quello che volete qui. Oppure potete scrivermi tranquillamente anche su WeGamers, però preferisco che mi scrivete un messaggio privato qui sul gioco. Allora, come detto, dobbiamo andare a vedere il set, il miglior set per la costruzione. Quindi ci rechiamo qui sulla nostra visuale del nostro eroe. E come potete vedere, partendo subito da qua, vi dico che manca qualcosa. Perché? Perché non sono a livello 60, ma ci arriviamo subito. Allora, come sempre, andremo a prendere i migliori equipaggiamenti e prenderemo la loro percentuale quando verranno forgiati ad oro. Qui partiamo dalla lancia, facciamo vedi, noteremo che la lancia ci dà un buon boost di 10% di ricerca, che non è per niente male, è molto buono come. È un boost discreto. Poi avevo intenzione di fare anche un video su tutta la ricerca che si può fare su Lost Mobile. E adesso vediamo, la devo impostare in un certo modo. Saltiamo la maschera, ovvero il volto, e passiamo direttamente alla maglia da cavalleria. La maglia da cavalleria, se potenziata, ovviamente sempre ad oro, ci darà un boost di ricerca del 7%. Buono anche questo. Oddio, non eccessivo come i boost della ricerca, però comunque ottimi. I piedi, stivali del grifone, se li andiamo a potenziare, vedremo. Questo è un po' più difficile però da fare perché ci sono le anime del grifone che sono difficilissime da trovare. Come potete vedere, la velocità di ricerca sale del 17,5%. Il grifone è veramente. Grifone e rinoceronte sono forse i due mob migliori che ci sono sul gioco, secondo me. Poi, mano secondaria, morsa del vizio, l'andiamo a vedere. Se la volessimo potenziare, vediamo che la velocità di ricerca sale di ancora un buon 5%. Pochino, pochino, non c'è nulla di meglio purtroppo, almeno che io sappia, non c'è niente. Andiamo forse ai veri boost della ricerca e sono i flauti lunari. Flauti lunari che, se potenziati ad oro, come potete vedere qui a destra, ci daranno un boost del 26%, da moltiplicare per 3 per un totale del 78% di velocità in più. Ovviamente dovete avere il laboratorio al 25 per poter sbloccare il terzo slot di accessorio. Ora, avrete notato che manca il volto. Allora andiamo qui, come sempre, tutto l'equipaggiamento. Io ho già filtrato, come potete vedere, l'unico che c'è è il diadema d'osso di Wyrm, che se potenziato darà un boost del 10%, non male. Infatti se comunque continuiamo a guardare, 5,5, 8% lo scudo dell'Ade. Non è male lo scudo dell'Ade, però c'è un'altra spina dell'Ade. È praticamente impossibile, tra l'altro per 1%. Quasi quasi non vale la pena. Stivali del grifone sono gli unici. Qui la lama del campione sicuramente è quella che fa più al caso nostro, ma è si scioppa se non erro. Abbiamo la lama del campione, ok, che per lo più attacco cavallerie, e la spada del campione. Ovviamente queste sono tutte cose non shop. Noi siamo free, diciamo. Tomo dei Santi è quello che si fa in early game, ma non serve a niente. E qui nello stessissimo modo il flauto lunare è quello che ci interessa. Stavamo dicendo quindi diadema d'osso di Wyrm che ci dà un boost del 10%. Andando a fare un calcolo rapidissimo, vedremo come il boost totale è di 127,5%, che non è male. 127, diciamo 127,5%, non è male, però tenendo conto che andando avanti con le ricerche, soprattutto per me che voglio fare le T4, è il motivo per il quale c'è questo video sul set della ricerca, ho sbagliato,
Cacchio, sto andando, non è qui. Le ricerche sono veramente lunghe. Adesso mi trovo qui, sto facendo tutto all'otto. E se ci vorrà una vita, ci vorrà una vita e mezza. E poi dobbiamo passare a farle tutte a noi. Però, come potete vedere, sono 7 giorni. Oddio, con i miei boost riesco a togliere un buon. Quanto avrò tolto? Un buon 80%. No, un buon 60%. No, 70% di boost, insomma, non è male. In percentuale di tempo, insomma, da 25 giorni a 7, 7, 14, 21, 28, avrò fatto tipo un 70% di potenziamento. Però vedete bene che in una settimana, forse qualcosa in più, si riesce a fare solamente una striscia di difesa cavalleria da portare all'8. Se la volessimo portare al 9, il tempo triplica. Come si può capire? Beh, semplicemente la potenza qua è di 356 e lì invece è 170, insomma qualcosa. Insomma, il tempo triplica praticamente. Insomma, è un bel casotto, vedete? 170, là è 356, quindi il tempo è doppio. E su questo fatemi sapere se volete vedere un video su tutto quello che c'è da fare sulla ricerca, perché è un argomento ampio e lo possiamo trattare tutti insieme. Quindi, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui all'ascolto di questo brevissimo video, che non è lunghissimo, non è nemmeno impegnativo, però spero che possa servire a qualcuno. Noi ci vediamo ad un prossimo video di Lords Mobile, ricordatevi di lasciare mi piace qui al video, di iscrivervi al gruppo di WeGames Amici di Interpretazione, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!